Buonasera. Buonasera. Dopo tanto tempo i figli delle stelle si tornano. Sono tornati. Siamo qui. E quindi voi dormite sogni tranquilli. Dormite sogni tranquilli, c'è la volante 2 questa notte. È tutto a posto. Come sempre si inizia figli delle stelle. E quindi speriamo bene. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Siamo di fronte alla questura della nostra città
e del nostro territorio provinciale. Un luogo idealmente simile a quello in cui a Trieste sono stati uccisi i due poliziotti Matteo di 31 anni e Pierluigi di 34 anni. Ci sono tante persone qui questa sera con i rappresentanti delle istituzioni e ci troviamo tutti qui per rendere omaggio a questi giovani in divisa. Lo abbiamo fatto con la fiaccolata di una folla numerosa questa sera, un gesto che vuole esprimere solidarietà, vicinanza, e ora lo facciamo anche con una semplice preghiera che scaturisce dal cuore di ciascuno di noi presenti questa sera. Anzitutto, a nome di tutti voi, vorrei esprimere ai familiari, agli amici e alle persone vicine a Matteo e a Pierluigi il nostro cordoglio, e per chi è credente il cordoglio si fa anche preghiera. Inoltre, in questo luogo vorrei ricordare e affidare, come faremo tra poco con la preghiera al nostro santo patrono, affidare a San Michele Arcangelo tutti i poliziotti che compiono con passione il loro servizio a favore della gente, che stanno sulle nostre strade e che purtroppo a volte restano vittime del pericolo che si nasconde dietro al loro stesso servizio. Con la preghiera della Polizia di Stato, ciascun poliziotto chiede la forza di assicurare tra i cittadini concordia, onestà e pace, e di accrescere nella comunità civile lo spirito di umana fraternità di cui abbiamo tanto bisogno. A queste invocazioni ci uniamo di cuore e a San Michele Arcangelo affidiamo questi nostri fratelli Matteo e Pierluigi. Ascoltiamo la preghiera della Polizia di Stato al nostro patrono. San Michele Arcangelo, nostro celeste patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli, nemici della verità e della giustizia, rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alla legge del Signore, quanti la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umana fraternità. Per questo imploriamo dal tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra. Amen. E mentre molte persone questa sera stanno sfilando davanti alle salme dei nostri fratelli Matteo e Pierluigi, i cui funerali si celebreranno domani, vogliamo anche noi questa sera unirci alla preghiera di tutti costoro e insieme vogliamo pregare per Matteo e Pierluigi. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel segno di quest'acqua benedetta scenda su tutti noi, Signore, la tua benedizione, e per intercessione di San Michele benedici, o Signore, questa corona di fiori che è segno del nostro desiderio di far memoria di Matteo e Pierluigi e di pregare in loro suffragio. Concedi che le loro anime si allietino in te di gioia perenne insieme ai tuoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.
e grazie davvero a tutti voi per la vostra presenza questa sera. Grazie ancora e buona serata a tutti. Ciotti, vi ringraziamo per la vostra presenza e per aver partecipato a questo momento di raccoglimento. E dedichiamo l'ultimo saluto questa sera a Matteo e Pierluigi e a tutti gli altri colleghi che come loro hanno sacrificato la loro vita per realizzare un sogno, quello di regalare a noi una vita un po' più sicura, a tutti noi. Grazie. Prima di tutto vi ringrazio enormemente perché ci speravo in una presenza così numerosa, però siete andati al di là delle mie aspettative, quindi per questo vi ringrazio moltissimo. Si è già detto molto dei due ragazzi, Matteo e Pierluigi, che il 4 ottobre sono stati feriti a morte per mano di un cittadino domenicano. Noi che facciamo questo lavoro lo sappiamo che questa è una cosa che ci può succedere e che mettiamo in conto. Certo, ogni lavoro, qualunque esso sia, paga un po' il fatto della assuefazione alla routine. E così per tutti, per chi insegna, per chi giudica, per chi fa l'avvocato, per chi fa persino il medico. Purtroppo noi questa assuefazione alla routine non ce la possiamo permettere, perché il prezzo che si paga, e l'episodio del 4 di ottobre lo dimostra, è un prezzo altissimo. All'Istituto Superiore della Polizia di Stato c'è il sacrario dove sono ricordati uno a uno tutti gli oltre 2600 vittime della Polizia di Stato. Da domani ci saranno anche il nome di Matteo e di Pierluigi. Io sono qui in duplice veste, di padrona di casa, ma non è quella che mi interessa di più, di ospite, che è invece quella che mi riguarda più da vicino. Ringrazio i sindacati perché l'iniziativa di questa serata è stata loro e mi piace pensare, come ha detto più volte il nostro capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, che queste sono le occasioni in cui si dimostra che le diversità magari di vedute, le diversità di posizioni, le diversità dei ruoli, quando è necessario, si sanno sempre fare sintesi. E l'amministrazione stasera è assolutamente debitrice nei confronti dei sindacati. Vi ringrazio tutti e davvero siete stati molto generosi con noi. Grazie. Grazie.